Ciao, questi sono i compiti per domani da svolgere oggi e seguirà un brevissimo tutorial. Per oggi fate anche il questionario identico a quello assegnato le scorse volte, ma non avrete questa volta la soluzione in tempo reale, quindi non scoprirete se, immediatamente se avete sbagliato o meno. Consultate il quaderno, verificate anche sulla tabella dei numeri romani. Definizioni non copiate da internet perché ve le do sbagliate, state attenti, avete un tempo limitato. Una volta che si passa avanti non si potrà tornare indietro, il sistema non ve lo permetterà e non vi potrò più inviare il questionario perché è giusto che sia così, dovete fare le cose con attenzione. Per domani mi dovete consegnare assolutamente entro stasera il disegno del quadrato sul foglio di carta millimetrata, inscritto alla circonferenza, area e perimetro, come è stato assegnato la scorsa volta, in più una fotografia degli elaborati svolti, con le espressioni che giustificano la trasposizione dei numeri romani. Quindi tradurre un numero romano in numero arabo giustificato dalle espressioni. Ve l'ho indicato nei compiti che ho assegnato. Seguite i tutorial. Mi raccomando, studiate domani mattina, ore 9, 11, 11 e 30. Grazie. Buongiorno. Allora, questi sono i compiti per casa. Completare la tabella, questa, precedente e successivo, esattamente come abbiamo fatto stamattina. Poi indicare maggiore, minore, uguale a destra, qui, questa esercitazione, indicare se è maggiore, minore, uguale. Non scordatevi di inserire qua il numero, esattamente un numero maggiore rispetto a quello descritto qui nella parte di sinistra. Infine, collegare, aggiungeremo queste esercitazioni, questa pagina tutta, lavorate né più né meno come abbiamo fatto in classe. Copiate sul quaderno, va bene? Allora, poi questa pagina tutta, abbiamo detto. Poi faremo anche questo esercizio copiato sul quaderno. Non dimenticate di verificare la tabella. Questa pagina, con tutti gli esercizi svolti, dovrà essere fotografata e inviata come consegna del lavoro. Solo questa pagina. In più mi consegnerete anche su foglio di carta millimetrata il lavoro, una fotografia del lavoro svolto a casa in merito al quadrato iscritto alla circonferenza geometria. Quindi voglio solo questa pagina qui relativa ai numeri romani come consegna del lavoro più il quadrato di geometria con area e perimetro. Fate un disegno fatto bene, quindi dovete fare semplicemente caricare due lavori. Proseguiamo. Numeri romani, disegnate, collegatemi con una freccia questi valori, ok? Ricopiare sul quaderno. L'ho detto un milione di volte, ricopiare sul quaderno questa pagina tutta. In più, faremo esattamente come fatto in classe. Numero precedente e successivo. Questa è l'ultima pagina che viene assegnata, esattamente
come abbiamo svolto l'esercitazione in classe. Mi fate l'espressione.